Orgoglioso di essere nel cuore di Napoli, c'è la prima storica possibilità di cambiamento vero con Catello Maresco, con la Lega, con un centrodestra finalmente compatto, con un progetto civico a cui abbiamo creduto fin da subito e per quello che riguarda Napoli viene prima di tutto degli interessi di partito, delle bandiere personali, quindi abbiamo scelto come simbolo per vincere in questa città Maresca sindaco e prima Napoli, una città più sicura, più bella, più verde, con più lavoro, con più legalità, perché ci sono interi quartieri, e Catello ne sa qualcosa, che hanno ancora troppe infiltrazioni camorristiche, quindi lotta alla camorra, senza se, senza ma, via per via, quartiere per quartiere. Non vedo l'ora che arrivi ottobre perché finalmente dopo 30 anni di sinistra anche Napoli potrà scegliere il cambiamento. Segretario, cosa pensa della riforma del Quello che vale per Napoli vale per Caserta e per tanti altri comuni italiani, da nord a sud, soprattutto dopo un anno e mezzo di Covid bisogna aiutare, aiutare i sindaci, aiutare i cittadini, non ci possono essere città che sono in difficoltà nella raccolta dei rifiuti, nell'assumere agenti della polizia locale e quindi bisognerà guardare i numeri. Ovviamente è difficile che a rimediare agli errori sia un PD e una sinistra che questi errori li ha causati per 30 anni, perché il buco a Napoli piuttosto che a Caserta, piuttosto che altrove, l'hanno creato i signori di sinistra che adesso vorrebbero spiegare ai napoletani come tappare il buco che loro stessi hanno creato. È chiaro ed evidente che occorre prendere in mano i bilanci di città come Napoli, come Caserta e dare un aiuto, perché altrimenti chiunque venga eletto sindaco non potrà far nulla. I soldi europei possono essere usati se c'è una burocrazia comunale al passo coi tempi, cosa che purtroppo oggi non c'è. La riforma del reddito di cittadinanza. L'assessore di Voghera era già con la questione a Canada, questo non convince gli inquirenti. Per lei, lei continua a essere convinto che si tratta di un'attività di difesa? Io lascio, a differenza del PD, che siano i magistrati, polizia e carabinieri a fare il loro lavoro e i loro controlli. Lei ha parlato di legittima difesa, è ancora convinto di questo? Se il colui che si è difeso perché è stato aggredito deteneva legalmente la pistola, è docente di diritto penale, funzionario, è stato funzionario di polizia, istruttore di polizia e avvocato penalista noto e stimato in città, e se, come dicono alcuni testimoni, è stato aggredito da un clandestino con due richieste di espulsione, con precedenti penali per droga, violenza e aggressione, lascio giudicare. Lascio, Matteo. Lei fa il magistrato, no? Lasci giudicare i magistrati. Parliamo del reddito cittadinanza. A Napoli sono tanti che utilizzano il reddito. Va rivisto. Va rivisto perché è uno strumento di sostegno a chi non ce la fa, è sacrosanto. Però molti imprenditori napoletani, campani e italiani stanno denunciando che non trovano personale per la stagione estiva perché si sentono dire no, altrimenti perdo il contributo. Segretario, ma perché il governo riesco a rispondere a una domanda alla volta, perdonami. Stavo rispondendo al suo collega. Che, quindi un sostegno a chi non ce le fa per tornare nel mondo del lavoro, sì. Però un contributo sconfinato che allontana il reinserimento nel mondo del lavoro, no. Segretario, perché il governo non attua la legge 285/1976 che i soldi andavano agli enti territoriali e facevano contratti di formazione e lavoro? Ne parla uno che dopo 42 anni è andato in pensione con quella legge, anziché dare i soldi al reddito di cittadinanza. Questo dovete spingere al governo. Sugli enti territoriali, i soldi li date agli enti territoriali che fanno i progetti, ambiente, turismo e tutto.
grazie per la proposta. Esatto, no, le divisioni del centrodestra, segretario, la Meloni chiede, se continuate ad avere tutti gli stessi scopi finali, la Meloni chiede chiarezza, trasparenza agli alleati. Siamo qua a presentare il candidato di tutto il centrodestra, e dopo mesi il tempo è un successo, quindi io lavoro per il centrodestra unito a Napoli come in tutta Italia e spero che nessuno voglia dividere, io lavoro per unire, non per dividere. Il Green Pass è uno strumento di libertà, ma intanto è arrivato come obbligo anche nel mondo del lavoro, si lavora solo se hai... Ci sono 30 milioni di italiani che non sono ancora coperti da dosi di vaccino, quindi io invito a mettersi in sicurezza tutti coloro che hanno più di 60 anni, perché sono coloro che rischiano la vita se raggiunti dal Covid, però non si può a metà luglio togliere diritti, lavoro, speranza, treni, stipendi a 30 milioni di italiani. Cioè, quindi mettere in sicurezza coloro che rischiano, sì, io sento parlare di obbligo vaccinale per bimbi di 12 anni, assolutamente no, e quindi educare, spingere, motivare, non multare, vietare o chiudere. Ecco, io mi auguro che non si torni alle chiusure. Io lo farò a breve, facendo la fila come tutti gli altri. La riforma del sistema penale è stata rinviata adesso. Cioè, purtroppo. C'è ancora margine per arrivare a un accordo? Io spero che 5 Stelle non facciano perdere tempo a Draghi e all'Italia. Le nostre firme per il referendum sulla giustizia sono una garanzia che comunque, se non lo farà il Parlamento, saranno gli italiani a riformare la giustizia. Certo, presentare 900 emendamenti alla riforma del processo penale, che è fondamentale per garantire modernità, velocità ed efficienza al Paese, è un atto ostile dei 5 Stelle, non a Draghi o alla Lega, ma all'Italia, perché di questa riforma c'è bisogno. Segretario, la ministra Cartabia. Matteo. Il 40% del PNR. L'abbiamo firmata anche noi. Una proposta che abbiamo firmato e sottoscritto anche noi, ne ho parlato direttamente con il ministro Cartabia. Vedete, perché il simbolo della Lega è perché noi l'impegno civico chiesto da Catello Maresca a Napoli lo portiamo fino in fondo. Poi è legittima la scelta di tutti gli altri, per carità di Dio, però quando abbiamo parlato di scelta civica 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa, noi quando ci impegniamo a fare una cosa la facciamo. Quindi chi ci sceglie sa cosa sceglie, perché prima a Napoli mi sembra che evidenzi qual è il nostro principio, però noi abbiamo messo al centro della nostra attività politica Napoli e il sindaco, Maresca sindaco. Poi contiamo di eleggere per la prima volta dei consiglieri in tutti i quartieri e anche in municipio. Segretario, sulla... Riesco a rispondere una alla volta. Sulla vicenda di Voghera, a parte il lavoro della magistratura, lei che idea si è fatta? Io non mi faccio idee se non ho dei fatti per sostenere queste idee. Io i fatti che abbiamo a disposizione parlano di un soggetto, ahimè, pregiudicato e noto sia ai cittadini che alle forze dell'ordine, e parlano di un conflitto che c'è stato in serata. Però mi sembra normale girare in città con una pistola carica pronta a sparare. E lo chiederanno a colui che si è difeso, lo chiederanno i magistrati. Ci spieghi che non è giornalista, stia zitto cortesemente, dopo. Ci sono 1.300.000 italiani che hanno il porto d'armi legittimamente concesso da questure e prefetture. Senti, per favore. Io aspetto di capire. Stiamo lavorando a devi tacere. Eh no, tu stai dando fastidio e stai zitto. Io ho detto questo, sono qua a festeggiare il prossimo sindaco di Napoli. Facciamo una battuta. I processi si fanno nelle aule di Napoli. Ok. Questo trendario non ha combattuto nessuno. Allora, quella c'è una importante. Ma tra l'altro parliamo con la giustizia e facciamo un passaggio su questa campagna elettorale. Guardate, io credo che questa sia una giornata storica per Napoli. Il centrodestra ha scelto compatto di venire a Napoli e la presenza di Matteo oggi è una testimonianza evidente che l'impegno del governo
e delle istituzioni per far rinascere Napoli. Significa che Napoli adesso è nell'agenda nazionale e tutti hanno interesse a che esca da 30 anni di malgoverno. Se io sono un napoletano, ma tutti i napoletani devono essere fieri e soddisfatti di questo risultato. È l'inizio della rinascita e dobbiamo farla e dobbiamo portarla avanti con convinzione, passione, determinazione, come io ho fatto per 20 anni in magistratura per combattere questo malgoverno. Andiamo a firmare. Sì, grazie. Grazie. Matteo! Matteo!